Valerio, presidente di Saremon. Qui il porto di Santa Tecla esplode la primavera al suo interno, possiamo dire, grazie al lavoro che avete fatto per questo evento. Certo, Santa Tecla è il nostro luogo del cuore, abbiamo messo insieme delle sinergie importanti, la Mariella Prosio che ha fatto la flower design importante, che ha fatto le installazioni aeree, le ragazze di Taggia che hanno fatto l'infiorata, Sanremo Piante che ha installato delle piante bellissime e anche la scuola agraria di Sanremo che ha realizzato, diciamo, un percorso didattico molto interessante. Il progetto di fare qualcosa di diverso dai Cari Fioriti lo stiamo lanciando al Comune, proponendo al Comune da tempo. Sono contento che il Comune abbia recepito la nostra idea, l'abbia sviluppata in questa occasione, ma è un'idea da sviluppare molto, ancora di più, per creare un evento che duri una settimana. Io parlo di creare il Festival dei Fiori, così come quello della canzone, a fine marzo, per dare una svolta importante al turismo di Sanremo. In questo caso l'evento è dedicato a un grande scrittore, Italo Calvino. Voi avete lavorato su un'opera eccezionale che è il Barone Rampante. Esatto, ci è piaciuta molto questa idea, l'abbiamo lanciata, proposta con la Sara Toneguti e con le ragazze di Taggia, l'abbiamo condivisa, è uscito direi un bellissimo lavoro che si gode bene dalle celle, dall'alto, della balconata, e che si mischia insieme in sinergia con l'installazione aerea della Prosio. Direi che è un omaggio a Calvino, all'altezza di Calvino, se posso dire, anche se Calvino è molto alto. Alto.